Buongiorno a tutti, benvenuti a questa presentazione. Una scusa a presentare questo bel libro che abbiamo realizzato, o almeno hanno realizzato, un trio fenomenale, direi, che vi vado a presentare: Luca Barbieri, Luca Boschi e Graziano Frediani. Abbiamo voluto dedicare un volume a Storia del West, di cui quest'anno cade il 50° dalla prima apparizione in edicola, giugno 67, vuol dire giugno. Guardo la mente storica che ci siamo portati dietro, ed è Gianni Bono, ovviamente, lo conoscete tutti. Gianni, oltre ad essere uno dei massimi esperti di fumetto in Italia, sicuramente, ma esagererei, direi nel mondo, no? No, non sta arrossendo, quindi va bene, direi sì. Da qualche anno gestisce anche tutte le opere di Gino D'Antonio, che più volte pubblicato in una ristampa Storia del West e anche in altre edizioni con quotidiani, e chiaramente ci può raccontare anche degli aneddoti legati, credo, gli autori che hanno collaborato a Storia dell'Ouest, in primis a Gino D'Antonio, che è stato collaboratore della casa editrice Sergio Bonelli da moltissimi anni, appunto anche dopo Storia dell'Ouest, con altri personaggi, Le Bronco per esempio, che era un suo personaggio anche se ha avuto una durata effimera, ed è stato sceneggiatore a lungo anche su Nick Rider, per esempio, dove ha scritto delle bellissime storie e un paio di romanzi a fumetti. Ha scritto anche un Texone, l'ultima delle sue opere pubblicate, disegnato da Lucio Filippucci qualche anno fa. Ma il West era sicuramente quello che aveva più nel cuore, e questa collana è stata, lo possiamo dire, lo possiamo ricordare con Graziano, perché Sergio ce ne parlava sempre come della serie, della collana di cui era più orgoglioso in assoluto, credo. Sì, Sergio aveva detto tante volte che la Storia del West era in assoluto la collana più bella che avesse mai pubblicato e quella di cui era più fiero, anche perché prima di arrivare a essere pubblicata da Bonelli, come poi ci può raccontare Luca Boschi, ha avuto dei passaggi stranieri e poi finalmente ha trovato la giusta dimensione, il giusto respiro nel formato bonelliano, e con le meraviglie che abbiamo potuto vedere nell'arco di quei 75 albi, che davvero sono un grande romanzo americano scritto da un italiano. Il grande romanzo americano, evidentemente, per gli americani è difficile da raggiungere per mille motivi. Vista da fuori, l'America, quell'America, e non solo l'America dei sogni, forse si può raccontare meglio con quel giusto e affascinato disincanto, con quella poesia, con quell'amarezza, che forse gli stessi autori americani, che peraltro non sembra che amino molto il western, non hanno saputo sinora fare. La cosa che ci ha affascinato, colpito e alle volte anche sorpreso nella lavorazione è quanto ci fosse dentro questi, quanto ci sia dentro questi 75 episodi. Belli da leggere, affascinanti, belli da vedere. Infatti la selezione delle vignette che abbiamo fatto, la selezione delle sequenze, perché sono come dei film, è stata molto laboriosa ma non faticosa, perché di volta in volta ne trovavamo sempre più belle e avremmo voluto far durare l'intero volume per tante tante più pagine. Mi pare però che alla fine l'opera che abbiamo fatto, saggiamente secondo me divisa in tre sezioni, non affatichi nessuno e sia anche piacevole da leggere. Voglio ricordare il lavoro che ha fatto con noi in redazione, con grande e infinita pazienza, il grafico Roberto Banfi, perché davvero è stato ai limiti dello psicologo, ci ha confessato recentemente, perché sembrava un lavoro che non finiva mai, e orgogliosamente la tiravamo alle lunghe anche fra di noi, perché c'erano tante cose da mettere. Penso che alla fine, anche con la pubblicazione di quella strana breve storia che è l'intervista, abbiamo costruito un ritratto di Gino D'Antonio e del suo capolavoro che davvero mi pare gli rende l'onore che si merita. La felicissima intuizione, Luca, di Gino, e
e i suoi collaboratori allora, Luca, tu scusami, andiamo in ordine di Lucchi, Caboschi, era quella di storicizzare il West nel fumetto e quindi di vederlo anche in un modo più disincantato di come il West nel fumetto era rappresentato alla fine degli anni 60, fino alla fine degli anni 60, però romanzandolo attraverso la storia di una famiglia e quindi una commistione di fantasia e realtà in una narrazione assolutamente veritiera. Beh sì, tutti sappiamo perché li abbiamo letti, alcuni da piccoli, altri in ristampe, com'erano i racconti del Far West a fumetti in un certo periodo, diciamo nel mediato dopoguerra, sicuramente influenzati dalla visione di film americani, ma anche da storie a fumetti precedenti, erano un po', diciamo, molto all'italiana, molto arronzati, diciamo. E l'intenzione di Gino D'Antonio era proprio quella di cercare di riportare, prima ancora che forse il cinema stesso lo facesse, lo stesso cinema americano e sicuramente il fumetto che poi si sarebbe ispirato a questo cinema, era quello di riportare alle origini, alla verità storica dei fatti, i rapporti che c'erano tra bianchi, nativi, le date, rimettere a posto un po' tutto, perché si parlava quasi sempre di un'ipotetica metà dell'Ottocento, ma non ben identificabile, e cose del genere. Credo, anche per quanto mi riguarda, per la parte che ho un po' curato nel volume, che una degli stimoli che ha spinto D'Antonio a fare questo tipo di lavoro insieme al fedele Renzo Calegari, che era presente all'inizio dell'operazione insieme a lui in quella meravigliosa fucina che era lo studio di Roy Dami o Rinaldo Dami, che dir si voglia, che, qui apro una parentesina, se non erro si trovava in via Ferruccio a Milano, ma era la sbaglio? Non è così, non è questa la Mare Kerry. Ecco, appunto, non è la stessa sede che poi sarebbe, lo stesso luogo che poi sarebbe stato sede di una parte della Sergio Panelli. Volevo fare il collegamento di questo, vabbè, dopo chiedo una specifica su questo. Comunque, in questo studio dove si lavorava moltissimo per il mercato inglese, in particolare per la casa editrice che sarebbe diventata nota come Fleetway Publications, allora ancora non si chiamava così, che pubblicava albi un po' per tutte le fasce d'età, in particolar modo giovanili, si lavorava a storie western, perché facevano parte dell'immaginario, così come altri racconti di genere, il giallo, la fantascienza, l'avventura pura e così via. E gli inglesi erano estremamente puntigliosi, puntuali, però avevano un piglio narrativo che era completamente diverso da quello che piaceva ai lettori italiani, a cui erano stati abituati. Era anche determinato in qualche modo dal format delle loro pubblicazioni, che dovevano essere sintetiche, quindi poco spazio all'azione, didascalie che spiegavano degli avvenimenti invece di raffigurarli sempre, ed era appunto l'antitesi del western, ma anche proprio della narrazione all'italiana, un po' come l'aveva sviluppata lo stesso Gianluigi Bonelli in generale, anche addirittura nei giornali pre-Tex Willer, per intendersi. Quindi, però questo puntiglio nella descrizione delle divise, dei luoghi e cose del genere è stato preso e trasportato in questa opera, forse per la prima volta, sicuramente è stata un'opera dirompente. Poi c'è un'altra sezione, di cui magari a cui accenniamo più tardi, da un nucleo iniziale di un progetto fatto appunto per il mercato inglese, si passa poi, che finisce molto presto, si passa poi a una rielaborazione riveduta e corretta dei primi episodi che saranno l'inizio del primo ciclo di Storia del West, che sarà poi tradotto all'estero, in particolare in Francia, e per le edizioni Aventure Voyage sarà sicuramente tenuto in considerazione per la sua particolarità, però non ancora premiato con una testata dedicata specificamente. Accadrà in un secondo tempo, magari, se possibile, ne accenniamo, già blaterando troppo all'inizio. Allora passiamo all'altro Luca là in fondo, Luca Barbieri, che è anche un grande esperto di letteratura western, credo, e di western in generale, anche scrittore.
da questo punto di vista, che si è per romanzare all'interno di questo volume l'intera epopea di Storia dell'West, se ne è fatta una rilettura a tempo di record, no? E quindi un po' immersiva, no? Sei entrato e ti sei immerso proprio in questa meravigliosa epopea. E quindi com'è rileggere adesso la storia del West, quella vera, dico, no? Con gli occhi degli autori di allora, immaginando che allora non avessero una gran documentazione, no? Se non quel poco che si riusciva a trovare di libri, no? Che immagino venissero soprattutto dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, no? Ci sono dei grossi svarioni all'interno della saga, i personaggi vengono secondo te rappresentati, dipinti in maniera realistica? Beh, direi che rileggendola ad anni di distanza, io l'ho letta quando ero un ragazzino e l'avevo trovata assolutamente meravigliosa e puntuale nell'esposizione dei fatti. Rileggendola ad anni di distanza mi immaginavo di trovare un sacco di errori, refusi, cose non esattamente corrette e via dicendo. In realtà è assolutamente fedele a quello che è avvenuto nella frontiera americana nell'Ottocento, quindi Gino D'Antonio ha fatto un lavoro veramente straordinario di ricerca e di ricostruzione, perché diciamo che la cosa difficile non era tanto raccontare la storia del West, ma riuscire a inserire un personaggio della famiglia di McDonald, allargata, diciamo, perché comprende anche il figlio adottivo Bill Adams, e anche se il figlio adottivo in questo caso è un po' riduttivo, perché il legame che si viene a instaurare fra Pat e Bill è assolutamente quello che deve essere tra padre e figlio, molto stretto, un legame che è praticamente un legame di sangue. E, dicevo appunto, è riuscito a raccontare episodi molto lontani anche, diciamo, fisicamente sulla cartina del West americano, è riuscito a raccontarli in un modo coerente e che si prende pochissime libertà nel riepilogare gli episodi. Diciamo che rileggendoli si ha uno spaccato fedele ed esatto di quello che è stato West americano, e anche i personaggi che lui descrive, li descrive in modo molto moderno. Potevano essere descritti in modo piatto, stereotipato, considerando gli anni in cui è stata scritta la storia del West. In realtà personaggi, soprattutto mi riferisco ai capi indiani, che emergono dalle pagine della storia del West, sono incredibilmente moderni. È una lettura assolutamente da consigliare a chi vuole imparare come accaddero le cose in quei frangenti, e non è assolutamente schierato né da una parte né dall'altra, né ovviamente dalla parte, diciamo, dell'uomo bianco, come si potrebbe anche ipotizzare inizialmente, né assolutamente schierata dalla parte degli indiani, cioè racconta le cose come andarono e attribuisce torti e ragioni esattamente più o meno come accadde. Non ci sono assolutamente svarioni da questo punto di vista, ci sono delle libertà letterarie, ma per forza di cose. Alcuni episodi sono un pochettino infilati a forza dentro la continuity narrativa, ma logicamente non si poteva pensare di poter raccontare dei fatti che accaddero a poche settimane o mesi di distanza l'uno dall'altro, riuscire a raccontarli all'interno di albi dove si doveva seguire comunque un impianto narrativo coerente. Ogni albo racconta una storia, in ogni albo c'è un personaggio della famiglia McDonald che è protagonista, anche se poi si raccontano vicende anche laterali, e quindi si deve seguire il filone narrativo di una vicenda all'interno dell'albo fumetti. Nonostante questo, comunque gli episodi filano e sono assolutamente legati l'uno all'altro. Forse Calamity Jane è un po' troppo bellina. Calamity Jane è assolutamente molto bella, risente di quella che era la versione, diciamo, filmica, cinematografica, quella di Doris Day, se non sbaglio. Quindi è sicuramente rappresentata molto bene, disegnata come una bellissima ragazza, quindi non possiamo che ringraziare per questo, anche se di fatto la vera Calamity Jane era, dalle fotografie che abbiamo, non era esattamente un gran pezzo di figliola, diciamo, e anche rovinata dall'abuso di alcol e dalla vita durissima della frontiera che faceva invecchiare precocemente. Questo, diciamo, sono esigenze narrative per cui non si poteva riprodurre anche i volti scavati, pieni di cicatrici, le mani rovinate dal lavoro, e, insomma, le malattie che facevano cadere i denti, figurati se, insomma, potevano rappresentare questi personaggi sdentati o con delle ulcerazioni, insomma, non era carino, ecco, questo tralasciamo. Però
a parte questo ne dà una, ecco, Calamity Jane forse è il personaggio meno fedele di altri, mentre invece è molto fedele Wild Bill Hickok. Se leggete la storia di Hickok come viene raccontata da Gino D'Antonio è assolutamente vicinissima a quello che era il pistolero della frontiera, con tutti i suoi dubbi, le incertezze, con diciamo la sua fragilità e i problemi che lo hanno spinto poi a cercare di appendere la pistola al chiodo e a sfuggire alle continue richieste di sfide, insomma, che lo inseguivano dovunque andasse. E anche insomma, la sua fuga a Deadwood e poi la morte che lo ha raggiunto era semplicemente un modo di cercare di sfuggire al suo destino, ma si sa che al destino non si sfugge e quindi anche a lui è toccata questa brutta fine. Gianni, io direi di passare a invece a inquadrare, se tu puoi farcelo, il momento editoriale del fumetto in Italia in quel periodo e come entra all'interno del mondo editoriale Sergio Bonelli Editore una serie così strana anche, no, rispetto a quello che fino ad allora la casa editrice aveva proposto. Entra con grande fatica e anche con un po' di incavolatura da parte mia, perché quando Bonelli scopriamo 50 anni dopo qua quando sulla pubblicazione Bonelli c'era una pubblicità, tu eri sicuro che quella pubblicazione usciva, e invece io comprando Zagor leggo che uscirà Storia dell'Ovest, allora vado in edicola, chiedo al vincolante, esce, basta, esce, e difatti non esce perché Storia dell'Ovest doveva uscire in formato comic book, perché Sergio Bonelli in quegli anni, nel 1966, aveva fatto società con un suo amico e aveva creato la editrice Junior, che aveva portato in Italia i comic book di Magnus, di Dottor Sola e di Frogman. Fu un'esperienza disastrosa perché il mercato italiano non era pronto, perché la società era fuori, gestita da quest'altro signore, per cui quando lui aveva iniziato il progetto di Frogman di Magnus aveva detto ad Antonio, che aveva visto che aveva posto il progetto di Storia dell'Ovest, se mi piace lo facciamo a colori, facciamo in formato comic book. Essendo andata male questa iniziativa, la pubblicazione non è uscita. È uscita, come accennava prima Luca, su due piccoli tascabili in Inghilterra, perché in realtà questi signori, Antonio e Calegari, dovevano pur mangiare, dovevano pur vivere, e quindi di conseguenza, visto che lavoravano allo studio Tami e avevano rapporti con la Fleetway, mi hanno dato queste due pubblicazioni praticamente che Bonelli aveva già pagato, quindi ad un prezzo stracciato. Continuare ad andare avanti era impossibile e quindi in Inghilterra non è uscito. Poi Bonelli ha deciso di farlo nel formato classico, quello Bonelli, no? E quindi è uscita la pubblicazione che tutti noi conosciamo. Volevo dire due parole su Antonio. Con Antonio abbiamo avuto una frequentazione in vari momenti e l'ultima parte della sua vita è importante quando mi abbiamo ristampato la Storia dell'Ovest, e lui aveva un rispetto assoluto dei colleghi, un rispetto sia artistico che economico. Prima di fare il contratto con lui mi ha presentato un Excel fatto a mano dove c'era scritto tutto, che aveva fatto questo, quest'altro, la vignetta, quest'altro, per dire guarda, questi soldi vanno dati a questo, quest'altro. La mia amministrazione è impazzita, ma ha pagato comunque tutti regolarmente, perché lui voleva giustamente tenere questo. Quando stava per finire Storia dell'Ovest, avevamo detto, visto per il rispetto, dice ma sarebbe bene presentare altri autori western, quindi avevamo incominciato insieme a lui a proporre altro materiale, soprattutto di un suo grande amico che era Renato Polese. Poi Gino è mancato e quindi l'operazione è attestata, però ci tengo a dire questo suo rispetto e di questa strana pubblicazione che inizialmente mi ha fatto arrabbiare, dopodiché mi ha fatto gioire, perché è una pubblicazione così, io che leggevo tutto quello che usciva in edicola proprio non c'era, sembrava un UFO sul mercato. Ma parlando di Gino, tu quando l'hai conosciuto? E io Gino l'ho conosciuto nella seconda metà degli anni 60, quando ho iniziato a collaborare con Alfredo Castelli e gli altri, e con Sergio che ci aiutava con queste fanzine che noi facevamo, quindi eravamo un po' dei precursori del fumetto,
e l'ho conosciuto in quegli anni lì. Poi abbiamo avuto una frequentazione settimanale quando lui si era preso questo impegno incredibile di fare tutte le copertine di Fulco. E quindi questa testata di cui è stata un'esperienza, diciamo, non da ricordare, perché è stata fatta con grande inesperienza, però lui ha fatto delle copertine magistrali. E dopodiché ci siamo continuati a frequentare negli anni fino alla ristampa di e oggi, vabbè, in qualche modo portiamo avanti il suo lavoro, cioè curiamo per la famiglia i diritti di pubblicazione. Graziano, tu che ricordi hai di Gino? È una persona deliziosa. E l'immagine che noi avevamo di Gino D'Antonio alla fine è la stessa che qualunque lettore che non l'abbia conosciuto personalmente si può fare di lui rileggendo i suoi fumetti. La cosa ammirevole nella storia del West è l'onestà e l'equilibrio con cui Gino ha raccontato gli indiani. Ora i due Luca potranno raccontare anche quanto è difficile trattare un argomento del genere quando si è adulti, consapevoli, non più ingenui lettori o scrittori di fumetti degli anni 40 e 50. La sua onestà, che usciva da qualunque suo gesto, dal suo modo di parlare, di comunicare con tutti, oltre all'apprezzamento del lavoro dei colleghi, era proprio quella di raccontare la storia filtrata attraverso un'ottica cinematografica, però con grande rispetto delle parti. Una cosa che lo aveva un po' innervosito negli anni 70 era quell'andazzo crepuscolare, quel revisionismo portato agli estremi, per cui, come diceva lui, adesso gli indiani sono diventati dei buonissimi, quasi dei sacrestani, delle figure sacrali, e invece i bianchi sono solo i bianchi sono cattivi cattivissimi, mentre invece nel raccontare gli indiani, ma soprattutto nel difendere questa sua posizione, aveva anche un grande, grandissimo coraggio, perché non era facile negli anni 70 dire che Soldato Blu a lui era piaciuto solo per la presenza dell'attrice Chiara Katzenbergen, che tornava a visitarlo nei sogni, e per il resto non c'era proprio niente che fosse plausibile, verosimile in questa nuova ondata di film revisionisti. Avendolo conosciuto poi in Bonelli anche per altre cose che aveva scritto, c'era anche il suo rispetto nei confronti di Tex, la scelta di rimandare il più possibile un suo lavoro su quella testata e su quel personaggio, ma poi questo è accaduto in parte perché ha scritto la sceneggiatura di Seminoles, il Texone poi illustrato da Filippucci, e veramente il rapporto con gli indiani mi sembra una delle novità e delle piccole rivoluzioni che D'Antonio ha fatto nel fumetto western italiano. Posso solo aggiungere una minimissima cosa: non ho esperienze personali con Gino D'Antonio se non nell'ultimissimo periodo in cui abbiamo parlato spesso con lui e con Ferdinando Tacconi, ma di tutt'altro, quindi sarebbe fuori luogo, soprattutto di loro, della loro attività proprio creativa e dei colleghi, a volte caratteristi niente male, che circolavano con loro nello studio d'armi, insomma, gli aneddoti su aneddoti su Giorgio De Gaspari, per esempio, che era uno dei cavalli di battaglia di cui parlavano a lungo e volentieri. No, la cosa che è balza agli occhi di tutti, ma anche forse è il caso di sottolineare, che si vede nella storia del West, ma anche nei lavori precedenti e successivi di Gino D'Antonio, era come fosse stato in grado di calibrare, come a suo modo anche un po' Tarquinio, ma con uno spessore molto maggiore anche quantitativamente e anche come autore, quanto di fumetto americano avesse appreso trasportandolo nelle pagine, diciamo, bonelliane, ma vorrei dire più in generale del fumetto italiano. A cominciare dall'inchiostrazione, dal modo di usare il pennello molto all'americana, senza seguire però in modo pedissequo alcuni autori come Milton Caniff, per esempio, o Alex Raymond, cosa che invece hanno fatto alcuni suoi colleghi. Trovare una via personale, però profondamente collegata a questo flusso di immaginario che ormai invadeva il mercato italiano ed europeo, con un equilibrio preciso. Queste cose si vedono, ci sono nel volume anche
delle immagini extra storia dell'West che riguardano l'attività leggermente precedente di D'Antonio, per esempio una meravigliosa storia a fumetti mai ristampata sul giovane Re Artù pubblicata sul Vittorioso a puntate, bellissima, con inchiostrazioni che a me sembrava avesse suggestione di Jack Davis, addirittura precedendolo. Poi in realtà si capisce che è tutto uno studio fatto sui fumetti americani dei quotidiani e anche dei comic book che arrivavano, mi si dice, quella tarefero, come dicono quelli che parlano in lingue strane alle nostre, lingue morte proprio, che c'era un'edicola di Milano nel centro, quella che stava vicino a Palazzo Marino, davanti alla Scala, dove arrivavano normalmente i comic book americani, dove qualcuno andava a fare incetta per studiarsi proprio come il West veniva raffigurato da quelli che presumibilmente parlavano della loro storia, cioè come se noi avessimo fatto dei fumetti su che ne so, su Morelli e Silvati, su Toti, non so. Loro parlavano del West chiaramente romanzandolo, chiaramente filtrato attraverso le suggestioni già passate del cinema americano, però consapevoli di dire qualche cosa che non era un altrove, un immaginario, ma era qualcosa che gli apparteneva. Ecco, Gino D'Antonio e anche altri autori guardavano queste vignette per poter carpire quello che poteva essere trasposto anche in Italia e poi in Inghilterra, stando alle richieste appunto dei dirigenti molto esigenti della Fleetway. Secondo me questo aspetto non è stato sufficientemente sottolineato e ha fatto scuola con tutta probabilità per molti altri colleghi al lavoro su tante testate anche popolari, e penso anche a quelle per esempio della casa editrice Universo, faccio per dire, dove il West era uno dei filoni molto, molto considerati, insomma. Vabbè, niente, soltanto questo puntiglio. Puntiglio interessante. Luca, l'eredità di Storia del West sulle serie western successive, cioè Storia del West diventa uno spartiacque, no? tra un prima, più ingenuo se si vuole, anche se Tex aveva comunque spostato, no? Anche Graziano ci ricordava prima per esempio le figure degli indiani, però già in Tex non c'è più questa contrapposizione buono-cattivo, no? Comincia a diventare un pochino più labile, ma sicuramente da lì in avanti invece il discorso sull'avventura e su West in particolare all'interno della casa editrice Bonelli diventa importante, no? E quindi nascono anche altre cose che si sviluppano negli anni 70 e più avanti. Beh sì, chiaramente il lavoro di D'Antonio è stato seminale da questo punto di vista, e vorrei ricollegarmi anche al fatto che abbiamo un caster che campeggia dietro di noi per, diciamo, dire anch'io la mia sul discorso che si faceva dell'equilibrio e dei punti di vista, nel senso che se vogliamo parlare di Gino D'Antonio e gli indiani o Gino D'Antonio e la storia del West, effettivamente quello che si diceva prima dell'equilibrio e della sensatezza con cui ha raccontato questi avvenimenti è proprio rappresentato dal generale Custer. A seconda del libro che uno può leggere o del film che uno può guardare, la figura di Custer può essere rappresentata come il grande eroe bianco, che quindi è morto, massacrato insieme ai suoi uomini in un vile agguato da parte dei selvaggi, eccetera, oppure come un pazzo psicopatico che ha portato un pugno di uomini a combattere contro migliaia di avversari, con un esito ovviamente scontato da questo punto di vista. Ci sono film degli anni 40 che lo rappresentano in primo modo. Se qualcuno di voi ha visto Piccolo Grande Uomo, avrà visto, diciamo, un Custer assolutamente psicopatico, fuori contesto e anche comico, una caricatura di quello che veramente è stato. Nella storia West di Gino D'Antonio, Custer viene rappresentato esattamente come era, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché non era né un grande statista, né un grande condottiero, ma sicuramente un soldato coraggioso, al limite quasi appunto dell'imprudenza, della ventatezza, ma non era neanche un pazzo furioso, perché altrimenti gli avrebbero tolto i gradi decisamente prima di quello che è avvenuto. E mi sono un attimo ricollegato a questo perché, avendo Custer alle spalle, volevo insomma sottolineare che è proprio un'opera che insegna la storia del West come andrebbe imparata. E per quanto riguarda invece... interessante questo livello, il fatto che per esempio la storia di Custer è stata raccontata su diverse testate della Regione, certo, Editore, in modo diverso per ognuna, no? L'abbiamo vista su Tex, su Ken Parker, su Magico Vento, su Storia del West.
Sì, forse quella più vicina, diciamo, alla realtà storica è sicuramente quella di Magico Vento, nonostante Magico Vento sia un western horror, quindi racconti la frontiera oscura, la frontiera dei mostri, la frontiera dell'ignoto, dell'inconscio, e quindi teoricamente potrebbe portare a pensare che si tratti di un'opera di totale fantasia. Invece Manfredi è un grande storico da questo punto di vista, una persona che si documenta molto prima di scrivere le sue opere, come ha fatto con Shanghai Devil, con tantissime altre, diciamo, delle sue opere. E invece in altri fumetti è stata affrontata in modo un pochettino più, sempre della Bonelli, è stata affrontata in modo forse un pochettino più stereotipato in genere, ma d'altronde dipende anche dal tipo di contesto in cui viene affrontato il personaggio. Anche il Berardi, che è un grandissimo sceneggiatore, nella sua versione della battaglia di Tabigorno, effettivamente Caster viene dipinto forse in modo un po' troppo frettoloso e dietro le quinte, non come è raccontato dagli altri personaggi con la storia. Sì, è raccontata da altri punti di vista, quindi emergono diverse verità, ma questo è un po' anche il pregio di Giancarlo, che racconta sempre le cose come vengono viste da tante persone, quindi diciamo, insegnandoci che la verità non è mai una sola, ma è quella che uno pensa che sia. Poi ho perso la domanda che mi fatto. No, la domanda è l'evoluzione del West. Scusa. Mi sono dilungato. Però te la teniamo per dopo, okay, siamo arrivati qui perché secondo me ci torniamo su. Invece tornerei a Gianni, che ci ha appunto ricordato che Storia del West a un certo punto non esce più come pensato in origine, ma esce nel classico formato bonelliano delle 100 pagine bianco e nero, però non si riesce a tenere una produzione per un'uscita mensile e nasce una collana che ospita anche altri personaggi. Quindi ti chiederei un po' di questo e di parlare, magari di accennare a tutti i collaboratori che sono succeduti all'interno delle storie del West, i vari disegnatori, accanto a Gino, che ha scritto tutte le storie e ne ha disegnate diverse. Allora, gli autori di fumetti vanno al cinema. Vanno al cinema, guardano i film e poi dopo succede che facciano delle sceneggiature. Stesso Bonelli andava al cinema e poi Dex, la conserge, dice: D'Antonio cosa fa? D'Antonio sicuramente ha visto un film importante, l'ultimo grande film americano, Colossal, che era La conquista dell'Ovest, che è la storia di una grande famiglia, di una grande saga, che ho avuto la fortuna di vedere anch'io in Cinerama, che c'era questi tre schermi praticamente, quindi per un ragazzino di 13 anni, come io 12 anni, poi c'ero, vedere questi tre schermi era veramente emozionante. Quindi ha visto questo film che poi ha scritto Storia del West. È andato avanti a fare un Colossal a fumetti quando il cinema americano era in grado di farlo. Cioè il cinema americano è completamente cambiato. In Italia sono usciti gli spaghetti western, che hanno rubato a grandi mani da Tex e altre cose, va bene? Però D'Antonio ha portato, quindi non ha fatto un'imitazione, si è ispirato a quel film per andare a fare un fumetto Colossal, che sono gli Sergio Bonelli poteva permettergli di farlo. Come hai detto tu, i tempi di lavorazione sono lunghissimi, per cui dopo qualche numero regolare ospitato all'interno di Collana Rodeo si è reso necessario fare altro, e quindi, siccome esisteva una vast library di Bonelli che era stata ristampata più volte, si è deciso di alternare a Storia dell'West appunto questi personaggi. Tanti, e di affiancare ad Antonio altri disegnatori, per cui oltre a Calegari, che ha iniziato con lui, è arrivato Polese, poi Trevisa e Tarquinio soprattutto. Ci prendiamo un attimo per fare un applauso a Sergio Tarquinio. Il cane del fumetto e che un grande Sergio Tarquinio, che ha lavorato sia per l'Italia che per l'estero facendo dei veri capolavori, e ha cercato veramente di adattare il suo stile a quello di Antonio, perché quello di Tarquinio è uno stile più duro, no? più legnoso, se vogliamo, apparentemente, quindi di conseguenza ha fatto invece questo grande affresco. Perché questi disegnatori
in qualche modo riuscivano a dare un senso di continuità, tratto di D'Antonio. Bene, è stato un ritrovamento recente il fatto che D'Antonio facesse layout. D'Antonio non si limitava a scrivere la storia, lui schizzava le tavole, per cui sia Polese che Tarquinio seguivano le sue indicazioni e quindi l'opera corale aveva un unicum dato da questo, da questa visione della pagina, dell'impostazione da parte di D'Antonio, che ha scritto tutte le storie. Insomma, Colano Rodeo ha ospitato anche qualche personaggio inedito tipo Cosiddetto, ma soprattutto ha ristampato i grandi classici della storia bonelliana, di cui se qualcuno di voi ha voglia di venire alle 4 alla presentazione del libro Bonelli potrà sentire che magari ne parleremo con più dettaglio. Ma credo che Luca Boschi possa raccontarci qual è stato il contributo di Tarquinio alla storia del West, perché anche rileggendolo si vede la possanza di questo segno adattato a uno stile narrativo in cui c'è anche invece una delicatezza diversa nelle tavole, non solo scritte ma anche disegnate dallo stesso D'Antonio. Posso dire due parole su questo grandissimo autore che ho avuto la fortuna di conoscere, come la maggioranza di noi, che dalla memoria fulminante si ricorda assolutamente tutte le date, anche colleghi che hanno lavorato con lui in questo meraviglioso, ormai leggendario viaggio dall'altra parte dell'oceano alla corte dell'editore Cesare Civita. Arrivato prima degli altri, di quelli di cui di solito si parla, da Ugo Pratt, Ongaro, Faustinelli, Pavone. Tarquinio, al solito, come la maggioranza degli autori di fumetti di quel periodo, ovviamente non esistevano le scuole di comics o altro, esisteva la possibilità di lavorare a bottega oppure esisteva la possibilità di lavorare a casa da autodidatti, studiare, inventarsi qualcosa. Questa è un po' la formazione, diciamo, era prevalentemente individuale, poi c'era un confronto con l'editore e un miglioramento che avveniva strada facendo. E l'importanza di Tarquinio da questo punto di vista è chiaramente molto legata all'avventura, appunto, in Sud America. Cioè, la premessa sarebbe lunghissima e ci porterebbe lontano, stravelocissimamente. Nel momento in cui Cesare Civita, già braccio destro di Arnoldo Mondadori per la produzione di storie a fumetti italiani nei grandi giornali dell'anteguerra, è costretto ad andare altrove in seguito alle leggi persecutorie delle popolazioni ebraiche in Italia, in Argentina fonda l'editoriale Abril, pubblica un po' di questo materiale che era già stato lavorato per Mondadori, prevalentemente sceneggiatore di Federico Pedrocchi, poi ha bisogno di qualcuno che sia in grado di continuare a produrre bene questo materiale, e gli autori che potrebbero fare alla bisogna sono, guarda caso, appunto italiani. I lettori si sono anche già un po' abituati a questo stile e Tarquinio è uno dei primi ad arrivare nella località di Acassuso, che era un po' la Beverly Hills, se ho capito bene, di Buenos Aires, una zona residenziale con villette dove poi circoleranno le leggende vere e proprie al momento in cui arriveranno anche gli altri che conosciamo bene, un po' Pratt che suona e canta tutte le sere le canzoni al posto di lavorare. C'è un lavoro collettivo sulle tavole di varie storie a fumetti, Pratt ne comincia una, poi alla finisce, allora qualcun altro l'aiuta e così. Però quello che è interessante è che si forma in questa compagine di autori, e Tarquinio appunto prima degli altri, quindi si suppone che dia qualche cosa anche agli altri, quelli che ci sono e quelli che non ci sono e che lavoreranno come per esempio Paolo Campani, detto Paul Campani, che non va là ma ha uno stile estremamente simile a quello di Ugo Pratt, perché è derivato dalla visione
è anche qualcosa di più, diciamo, dalla visione molto profonda e dalla riproduzione dello stile di Milton Caniff, in particolare di Terry e i Pirati, la serie più famosa. Ecco, Tarquinio in questo momento è già personale, perché fa parte di questa compagine, usa, pur essendo italiano, questo stile di derivazione nordamericana, diciamo, dei giornali. Nel momento in cui, per esempio, i comic book sono chiaramente inferiori dal punto di vista grafico e qualitativo rispetto alla produzione che invece viene realizzata, sono magari anche meno, che viene realizzata per i quotidiani. Quindi il lavoro che viene fatto sulle riviste di Civita, e che le cui influenze poi si vedranno in Italia e che quindi si rispecchieranno in Storia dell'Ouest, hanno un livello qualitativo di grafica e di, come dire, di pensiero, di impaginazione delle vignette, documentazione, come dire, alternanza di primi piani e scene d'insieme, cosa non banale perché, come diceva Magnus, gli italiani sono abituati a lavorare in un altro modo. Per lo più disegnano i personaggi una volta in mano la sceneggiatura in primo piano e poi buttano lo sfondo sullo sfondo, mentre invece in questi casi c'è un discorso di impaginazione delle vignette molto più profondo, approfondito e riflettuto, potremmo dire alla francese, riflettuto si dice, riflesso, riflettuto forse in questo caso, potremmo dire alla francese, Ple Blueberry, Pregigé, posso dire, no? Ecco, quindi è un apporto molto importante, anche perché Tarquinio non imita abbastanza pedissequamente lo stile di Caniff, ma ci mette del suo. Eredita però alla pennellata piuttosto grossa, corposa, nei personaggi in primo piano, usa tutta una gerarchia di tratti diversi, cosa non secondaria, perché non tutti gli autori lo fanno. Quando hanno in mano il pennellino, anche diciamo quelli di ispirazione raymondiana, che disegnano magari western o altro, però con nella mente il Flash Gordon di Alex Raymond o il Rick Kirby di Alex Raymond, usano il pennellino e poi cercano di usarlo mettendolo più perpendicolare più o meno rispetto al foglio per fare un po' tutti i tratti. No, Tarquinio usa tanti strumenti diversi, questo si vede, e ci sono dei tratti estremamente sottili vicini a dei tratti molto grossi, e questo dà una profondità di campo e insomma, un'emozione al lettore prima di tutto diversa. E poi la cosa che viene fatta di domandarsi, a me è capitato, è: questo è veramente un autore italiano o non è un americano che sta lavorando su un canovaccio italiano? Insomma, di solito gli americani lavoravano con questa tecnica, ma con una sceneggiatura, vorrei dire, molto peggiore o comunque diciamo molto diversa rispetto a quelle di ampio respiro che io faccio sempre derivare di derivazione Gianluigi Bonelliana, diciamo, ma probabilmente c'è una scuola di autori, forse Federico Petrocchi è il primo di tutti in questo senso, quindi con una narrazione di ampio respiro che è quella che dà pagamento al lettore, che ha bisogno di fiction o comunque di narrazione, non di storie di brevi flash con grandi didascalie che ti spiegano quello che non vedi. E quindi insomma niente, il prodotto finale è estremamente più piacevole e influente anche di altri colleghi che arriveranno leggermente dopo. Luca, mi devi una risposta da prima? Ah sì, scusami. No, ma lui. Ah sì, certo. E la domanda era? L'evoluzione dell'West a fumetti all'interno della Sergio Bonelli Editore dopo Storia dell'Ouest. Beh, ci vorrebbe circa molto conciso. No, un paio d'ore per raccontare tutto questo, però insomma parlare di questo non credo che abbiamo tempo per poter parlare di tutto. Fammi una domanda. Annunci così. No, semplicemente per nomi e cosa è cambiato nella macro rappresentazione, no? Cioè cosa diventa il West dopo l'esperienza di Storia del West, che avevano da spartiacque, come si diceva. Se facciamo un discorso macro, allora sicuramente dopo Storia del West, il West diventa un West più informato, un West più meditato, un West più documentato, e che non si affida più semplicemente a delle suggestioni, ma a degli studi, a dei pensieri, a delle riflessioni su quello che è stato veramente la reale Storia del West. Quindi diciamo che l'esempio narrativo e grafico di D'Antonio sicuramente ha
influenzato notevolmente tutti gli autori che sono venuti successivamente. Lo stesso D'Antonio poi ha scritto anche si accennava prima, se non sbaglio, a Seminoles, che è sicuramente un'opera importantissima da questo punto di vista. Sì, beh, giusto per fare qualche nome, a metà degli anni 70 arriva Ken Parker. Ah, vabbè, certo. Forse posso addirittura dire prima arriva Mr. No, che in qualche modo è un western. Famoso western d'Amazzonia, sicuramente sì. Amazzonia, no? Con gli diventa più disincantato, diventa certo. Un modo diverso per raccontare storie in modo meno ingenuo, se si vuole, no? Più documentato, ma anche più sentito, e dove il discrimine tra il buono e il cattivo, il bene e il male, non è più così netto, ma diventa più... Certo, la sfumatura diventa fondamentale da questo punto di vista. Se vogliamo parlare di Ken Parker, sicuramente è un western che ha cresciuto intere generazioni di lettori, me per prima, perché insomma è stato il primo western che ho letto dopo Tex Willer, però Tex Willer è quasi riduttivo definirlo un western, diciamo che è un contenitore di generi. E sì, sicuramente dal mio punto di vista Ken Parker insomma mi ha aperto la mente e mi ha appassionato e mi ha portato a studiare Far West. Insomma, questo è il mio punto di vista. Ma Graziano, ma il western, che cosa ci ha fatto noi italiani? Perché abbiamo questa roba, questa mitologia meravigliosa che ancora adesso, quando è morto quasi dappertutto, no? Noi abbiamo ancora questo immaginario legato alla frontiera e sogniamo ancora verso di là. Perché? È un imprinting infantile legato alla nostra genuina ingenuità che ci siamo tramandati e portati dietro. Va detto che il western, al di là dell'amore che hanno per questo genere i lettori di una certa generazione, si è rivelato invece negli ultimi anni adattabile molto più di altri generi, perché è diventato, secondo me, un perfetto contenitore di tutti gli altri generi ancora, di mille infinite possibilità narrative. Ci può stare il fantasy, la fantascienza, il giallo, le avventure sentimentali, persino le storie sessualmente hardcore. Quindi scoprire il western oggi non è più così emozionante come era una volta, visto che era davvero una terra fantastica di puro sogno e di evasione. Oggi è una situazione invasiva in cui ognuno degli autori può inserirsi senza snaturare se stesso e la propria modernità, e quindi questo piccolo sogno che però ci siamo passati come un piccolo contagio attraverso le generazioni, adesso si può aprire in mille altri modi, quindi non è più così datato e lontano. Visto che dobbiamo chiudere, vi ricordo che se non avete ancora aperto, acquistato, comprato, visto, letto questo libro, ci sono almeno due pagine che valgono la spesa, e sono le pagine in cui viene riprodotta un foglio a quadretti in cui Gino D'Antonio tracciava l'eventuale possibile proseguimento della serie dopo la conquista del West, per coprire anche certi eventi novecenteschi che anche il cinema aveva raccontato. Sono due pagine meravigliose, scritte a macchina, ma pensate e amate da un grande come Gino D'Antonio. E alla fine, visto che ci troviamo qua pubblicamente, devo dire che mentre rileggevamo le storie, lo impaginavamo, c'era una domanda che girava in redazione. McDonald's, si scrive attaccato o staccato? Beh, io non so rispondere. Ah, cavoli, quindi chiudiamo con una domanda, noi invece che con una risposta. Questo libro, lo dico da lettore, no? Mi estraggo dal fatto di essere direttore della casa editrice, è veramente bellissimo. Sfogliatelo e ci ritroverete un sapore interessante. La storia del West di Gino D'Antonio in questi 75 numeri ha raccontato un'avventura, un'epopea. Qui abbiamo cercato di romanzarla, di raccontarla, però non didascalicamente, ma di cercare di restituire l'emozione, penso, no, di voi lettori, e riportarla e condensarla all'interno di questo volume importante, insomma, che può essere il punto di arrivo per chi già conosce Storia dell'West e il punto di partenza per chi non lo conosce, lo vuole leggere, lo vuole rileggere, ricominciare da capo, perché è veramente un'epopea e un'avventura a fumetti
piena di cose da scoprire e riscoprire, leggere e rileggere. Ma questa avventura è soltanto una delle tantissime fatte di fumetti, fatte di storie, fatte di passione, ma fatte di persone, perché il fumetto è anche una storia lunga e fatta di persone. Quella della casa editrice Bonelli è una storia che dura da più di 70 anni ed è fatta di tante persone. Di questo parleremo con Gianni e con Graziano anche più tardi, e se Luca ci raggiunge volentieri anche con lui, per presentare il libro I Bonelli, che ha l'ambizione di raccontare tutta la storia della casa editrice dalle origini, con anche documenti interessantissimi che Gianni è riuscito a scovare, e poi vi spiegherà dove e come, e vi faremo capire che al di là di tutto questo, al di là dei giornalini che ci hanno accompagnato nella storia della nostra infanzia, adolescenza, età adulta, che ancora continuiamo ad amare, dietro c'è una storia veramente di persone, e in questo caso di una famiglia che è quella Bonelli. Grazie a tutti per essere qui.